Ciao a tutti. Oggi vorrei parlarvi di due emozioni che sono fondamentali nella guarigione delle relazioni tossiche, ovvero la vergogna e la paura. Cosa sono queste emozioni? Come vengono instaurate e perché sono così fondamentali? Dopo aver visitato la mia nonna in Polonia, che ha una storia veramente molto interessante alle sue spalle, che mi racconta di continuo, nella quale una storia molto intensa, molto difficile e ricolma di sofferenza. E mentre pensavo alle condizioni di queste persone, il loro vissuto, quello che hanno passato, mi sono ritrovata a riflettere sul significato dell'inferno. Che cos'è l'inferno? Perché nei testi religiosi l'inferno viene descritto come un luogo di perenne sofferenza atroce nel quale si finisce dopo la vita terrena come punizione per aver commesso degli atti peccatori, degli atti criminali nella vita terrena. Ma quando penso a queste persone ed anche al mio vissuto, non posso fare a meno di notare che questa in realtà è una versione molto mitologica dell'inferno. Dal mio punto di vista, l'inferno non è qualcosa che esiste al di là di questa vita terrena o una punizione per quello che si sbaglia in questa vita. L'inferno, per molte persone, è una realtà, è qualcosa che esiste in questa vita, che esiste nella maniera più reale possibile che si possa immaginare, nella quale molte persone vivono tutt'oggi, in questo momento. Moltissime persone, più di quanto vorremmo ammettere. L'inferno non si trova in qualche luogo sperduto della terra, né tantomeno in testi mitologici. L'inferno è una realtà che è presente in ognuno di noi e si trova precisamente nella nostra testa. È uno stato mentale. È uno stato mentale nel quale molte persone vivono durante la loro vita. E chi ci è passato sa benissimo di cosa sto parlando. E se dovessi dare una definizione di che cosa sia esattamente l'inferno, credo che lo descriverei così, anche per mia personale esperienza. L'inferno, secondo me, significa trovarsi in uno stato di atroce sofferenza e al contempo non avere alcuna possibilità o speranza o visione futura di poterne uscire e trovarsi soli in questo stato, dove soli è la parola chiave. Quindi è uno stato mentale di sofferenza estrema, senza via di uscita, dove sentiamo completamente impotenti di uscirne, dove non vediamo alcuna speranza per poter fare nulla per migliorare tale stato nel futuro e dove siamo completamente soli in questo stato. Questi sono, secondo me, gli ingredienti che creano l'inferno. Ed è una realtà in cui troppe persone a questo mondo vivono in questo momento. E la chiave per uscire da questo stato mentale, secondo me, va ritrovata in queste due emozioni di cui voglio parlare oggi, ovvero la paura e la vergogna. Perché come mai rimaniamo bloccati in uno stato di sofferenza, impotenti di fare qualcosa per uscirne e da soli? Ed è proprio grazie a queste due emozioni che ne rimaniamo bloccati. E le credenze che abbiamo internalizzato e che sono legate a queste due emozioni. Innanzitutto, tornando indietro nel tempo, quando cresciamo, quando siamo piccoli, tutti noi abbiamo delle esperienze di vario tipo, esperienze che ci producono emozioni positive ed esperienze che producono emozioni negative. Negative e positive sono due aggettivi per descrivere due tipi di emozioni. La prima, cioè emozioni positive, descrivono esperienze che sono in linea con noi stessi, esperienze che ci fanno bene. E le emozioni negative invece segnalano delle esperienze che non sono in linea con noi stessi, che non ci fanno bene. La nostra bussola emotiva interna ha appunto il compito di guidarci verso una vita che è sana, serena per noi, giusta per noi, allineata per noi stessi,
E lontano invece da una vita che è disallineata per noi, che è malsana, che non è giusta per noi stessi. E quindi saper ascoltare in pieno queste emozioni, sia quelle negative sia quelle positive, ma principalmente quelle negative, è essenziale per avere una vita serena, felice e sana. Il problema cos'è? Che quando siamo piccoli ci viene insegnato, ci viene dato un insegnamento estremamente distruttivo. E l'insegnamento è il seguente: ci viene insegnato a vergognarci delle nostre emozioni negative. In pratica, quando siamo piccoli, se sentiamo un'emozione negativa, che un'emozione negativa sostanzialmente rappresenta un bisogno, per cui abbiamo uno sconforto perché abbiamo bisogno di qualcosa, di fare qualcosa, di ricevere qualcosa per stare meglio, per eliminare quello sconforto. In un mondo, diciamo, utopico, l'obiettivo del genitore dovrebbe essere quello di guidarci nel riuscire a trovare il modo di eliminare questo sconforto, appunto soddisfando questo bisogno, trovando il modo, imparando quindi a prenderci cura di noi stessi e a seguire queste nostre emozioni, a soddisfare quello che ci serve, quello di cui abbiamo bisogno, muovendoci, agendo quindi in un modo che ci dà beneficio. Invece, purtroppo viviamo in un mondo tutt'altro che utopico, dove sostanzialmente abbiamo un modello di crescere i figli che è estremamente sbilanciato, innaturale, dove gli stessi genitori hanno un sacco di problemi irrisolti che poi appunto trasmettono ai loro figli e spesso generano addirittura i propri figli per una serie di motivi, di problemi irrisolti, appunto, e dove letteralmente chiunque genera figli per qualunque motivo, che può essere il più tossico che ci sia anche. E quindi molte persone, quando si ritrovano ad essere bambini in una famiglia, si ritrovano anziché ad avere un genitore che li guida, che li sostiene, che li appoggia nella loro crescita emotiva. Si ritrovano in un contratto tossico con una persona che li vuole usare e sfruttare in qualche maniera, utilizzare come compenso emotivo, come estensione di sé o addirittura rifiutare, ignorare totalmente. E quindi, sia che sia uno estremo, sia che sia in una situazione meno estrema, comunque, proprio perché il modello odierno di genitoriale è così, diciamo, così poco evoluto, quasi tutti si ritrovano in questa situazione, dove crescendo, quando esprimiamo un'emozione negativa, ovvero un nostro bisogno emotivo, un nostro bisogno di qualche altro tipo, e quindi una nostra necessità di essere guidati nel soddisfare questo bisogno, questo nostro bisogno, questa nostra emozione negativa viene, scartata, viene soppressa, viene sminuita, viene eliminata dal genitore che non è in grado, di aiutarci in questo bisogno per i suoi stessi problemi, o comunque non vuole, oppure non ha intenzione di svolgere il suo ruolo di genitore in quel modo. E questo viene fatto principalmente, facendo vergognare il bambino della sua emozione negativa. Quindi punendolo per la sua emozione negativa. Facendolo sentire male per la sua emozione negativa, facendolo sminuendolo, criticandolo, insultandolo, dandogli un concetto negativo di se stesso per la sua emozione negativa. Insomma, il bambino si trova in una situazione in cui il suo dolore viene incontrato con un dolore aggiuntivo. Gli viene insegnato che sentire quel dolore è una cosa sbagliata ed è una cosa di cui si deve vergognare. Viene in pratica. Viene creato un meccanismo di soppressione del suo bisogno e quindi del suo dolore, aggiungendo un dolore al di sopra del suo dolore. E questo dolore generalmente è la vergogna, però a volte può anche essere la paura. Quindi, ad esempio, la persona si vergogna di sentire quel dolore. Quindi, al di sopra del dolore è creato un altro dolore che è la vergogna per tenere soppresso il dolore originale. In questo modo non viene mai trovata una risoluzione al dolore, quindi allo sconforto, che rimane continuamente in quella situazione di sconforto e di dolore, e in più abbiamo aggiunto un altro dolore.
Ecco a voi la definizione di sofferenza. A volte non viene usata la vergogna, ma la paura. Ad esempio, se il genitore, per disfarsi del nostro bisogno, ci minaccia che succederà qualcosa di terribile se noi esprimiamo il nostro dolore. Ad esempio, una punizione molto molto comunemente usata è quella di togliere l'amore al figlio come punizione. Non vi posso neanche raccontare, non vi posso neanche raccontare quante volte, anche tuttora, tutt'oggi, quando vado in giro per strada, quando guardo la gente, continuo a vedere questo meccanismo di punizione che viene utilizzato come se niente fosse, traumatizzando in maniera a volte estrema il bambino. Una cosa che veramente, per esempio, vedo spessissimo è una scena nel quale un bambino viene obbligato a fare qualcosa, per esempio i genitori lo vogliono obbligare ad andare in un certo posto, il bambino si rifiuta perché ha un bisogno risolto che deve essere incontrato, che deve essere perlomeno riconosciuto se non soddisfatto immediatamente. E il genitore cosa fa? Risponde con la minaccia: ah, allora andiamo senza di noi. E iniziano a camminare fingendo di abbandonare il bambino. Questa cosa è di una crudeltà senza limiti, perché ci dimentichiamo che stiamo gestendo, che abbiamo a che fare con un bambino. Quel bambino è una creatura completamente indifesa, assolutamente senza una concezione razionale per spiegare quello che sta succedendo, ovvero che ha un genitore completamente incapace di accudirlo, e crede, internalizza veramente l'idea che il genitore lo stia abbandonando, che è una cosa terribile per un bambino. È un ricatto assolutamente crudele. E continuo a vedere questa cosa ogni volta, rimango veramente allibita. E questo cosa succede? Che il bambino, nel terrore di perdere il genitore, nel terrore di perdere la sua fonte di vita, perché il bambino dipende con la sua vita dal genitore, immediatamente sopprime la sua emozione, sopprime il suo bisogno per la paura di perdere il genitore, la paura di non essere amato, che per un bambino significa la paura della morte. E purtroppo quando assisto a questa scena, vedo proprio come il bambino in quel momento, che sta cercando di esprimere il bisogno, lo riassorbe dentro di sé, lo sopprime dentro e immediatamente inizia a seguire il genitore. È una cosa terribile da vedere. Questo per dirvi veramente a che livello di evoluzione siamo nel crescere i nostri figli. E mi piacerebbe poter dire che le cose sono cambiate nell'ultima generazione, ma non tanto. Quindi in pratica la paura e la vergogna sono le due emozioni principali utilizzate come minaccia, come se vogliamo arma contro il figlio per costringerlo a subire qualunque cosa vuole il genitore, a adattarsi e a soddisfare ciò che vuole il genitore senza ignorando se stesso, mettendo da parte se stesso e quindi dando priorità al genitore. La vergogna e la paura. E quindi quando cresciamo da adulti abbiamo queste due emozioni principali che fanno da tappo a tutte le altre nostre emozioni. Sono il blocco che non ci permette di evolverci emotivamente, che non ci permette di guarire da tutti i nostri traumi, che non ci permette di diventare, di evolverci diventando, realizzandoci, diventando la nostra versione migliore di noi stessi, diventando felice, seguendo il nostro potenziale. Perché abbiamo tutta una serie di emozioni che abbiamo soppresso durante la nostra infanzia, ovvero tutta una serie di bisogni, di necessità, di desideri, di volontà che abbiamo soppresso, tutte sotto la vergogna e la paura. E per questo la vergogna e la paura sono le due emozioni più terrificanti per la maggior parte delle persone, le emozioni più terribili che sentiamo. E sono le emozioni che ci tengono bloccate dal guarire, ci tengono bloccate dentro alle relazioni tossiche, ci tengono bloccate in lavori e in vite infelici, in vite malate, malsane, che non ci soddisfano. Perché? Abbiamo paura di non essere amati e quindi di essere rifiutati, di essere non accettati, e abbiamo vergogna di essere
ciò che siamo, perché abbiamo vergogna di noi stessi, di quello che siamo, in particolare delle nostre parti negative, delle nostre parti che sono state etichettate sbagliate dal nostro genitore. Abbiamo paura che quelle parti vengano rifiutate dalle persone, che quindi la gente non ci voglia per quello che siamo e ci vergogniamo di quello che siamo realmente. Ed è a causa di questa paura di essere rifiutati, di non essere amati e questa vergogna di ciò che siamo, che praticamente creiamo una versione falsa, una versione mascherata di noi stessi, dove mostriamo soltanto i lati che sono appunto stati accettati dalle persone con cui siamo cresciuti e abbiamo represso tutte quelle parti di noi che sono appunto state etichettate come sbagliate. E questo ci porta ad essere molto infelici e poi a domandarci come mai siamo così infelici, come mai in teoria ho tutto quello che mi serve eppure mi sento così vuoto dentro. Nei peggiori casi, persone che sono state abusate nelle maniere più terribili quando crescevano, che hanno subito degli abusi molto molto gravi, persone come narcisisti, psicopatici, eccetera, ma anche borderline, codipendenti, a seconda insomma del vissuto che hanno vissuto. Alcune di queste persone arrivano a vivere in una sofferenza estrema perché non potendo soddisfare i loro bisogni, le loro necessità, i loro desideri, questo genera un dolore continuo perché tutta una loro serie di necessità vengono ignorate e quindi queste persone vivono una grandissima estrema sofferenza, ma sono impotenti, si sentono impotenti di fare qualunque cosa a riguardo. Perché hanno paura che se dovessero soddisfare questi bisogni, verrebbero rifiutati, rigettati dagli altri, la gente smetterebbe di amarli e si vergognano di se stessi e quindi rimangono nella sofferenza. E spesso ci rimangono da soli, perché essendo che si sono nascosti dietro una maschera, mostrando solo le parti che sono accettate agli altri, nascondendo invece le parti che erano rifiutate, nessuno li vede per quello che sono realmente e quindi sono completamente isolati. Nessuno sa, nessuno li può sentire, nessuno si può connettere a loro. E quindi queste persone sono terribilmente sole dentro. Sono in una solitudine che è quella peggiore, ovvero magari circondati da un sacco di gente che non li vede, che non li sente, che non riconosce neppure la loro esistenza. E questa è una solitudine terribile, quella nella quale ci troviamo in una realtà parallela rispetto agli altri, dove noi stiamo vivendo una realtà spesso fatta di dolore atroce, di sofferenza, e tutte le persone intorno a noi stanno vivendo un'altra realtà completamente diversa, che non ha nulla a che vedere con la nostra. E quindi è come se fossimo in due mondi completamente diversi, siamo su due pianeti. C'è una distanza abissale tra di noi e le persone intorno a noi. Siamo completamente soli nella nostra sofferenza. E vorrei precisare che nei casi più gravi, questo è quello che porta le persone a commettere il suicidio. Quando si sentono completamente impotenti di fare qualunque cosa per uscire dalla loro sofferenza e quando si sentono completamente isolati e soli nella loro sofferenza. È quella sensazione dove viviamo in un dolore atroce e la gente intorno a noi ride di qualcos'altro perché non ci vede neanche, non si rende neanche conto di quello che stiamo vivendo. Questo, secondo me, è l'inferno. E questo è un inferno nel quale molte, molte persone vivono tuttora. La chiave di questo inferno, e non è facile uscire da questo inferno, ma la chiave di questo inferno è riuscire ad affrontare le emozioni di vergogna e di paura. Oppure riuscire a trovare una persona che abbia un amore talmente incondizionato che riesce ad essere presente con la nostra sofferenza anche quando nessun altro la vede. Riesce a sentire la nostra sofferenza e quindi riesce ad avvicinarsi a noi e a non farci sentire così soli. Queste sono le chiavi per uscire da questo stato infernale.
È per questo che secondo me una delle qualità veramente più importanti al mondo d'oggi è il coraggio. Perché nulla come il coraggio può veramente salvarci e tirarci fuori da questa situazione. Il coraggio non significa non avere paura, non significa non avere vergogna, perché ce l'abbiamo, perché ci è stata installata per anni e anni durante la nostra crescita. Ed è molto potente, è molto forte, ma significa andare nella direzione di quello che ci fa paura, significa fare allo stesso quel passo in quella direzione di cui abbiamo tanto terrore, che abbiamo così tanta paura che saremo rigettati, che saremo vergognati, ma andare allo stesso in quella direzione. Nella direzione appunto di fare ciò che è giusto per noi, nella direzione dell'esprimerci, del mostrarci, mostrare le nostre parti di noi che abbiamo nascosto finora, le nostre parti di cui ci vergogniamo così tanto. Significa sentire la paura, sentire la vergogna e farlo allo stesso. E non è facile, ma abbiamo bisogno di coraggio. Dobbiamo veramente nutrire questa capacità del coraggio, perché è questa la capacità che ci salva da queste situazioni. Perché se nessuno fa questo primo passo, nessuno troverà una via di uscita da questa situazione. E siccome credo che non c'è migliore insegnamento che dare l'esempio in prima persona, ho deciso di mettere in pratica un atto di coraggio direttamente, perché so quanto sia difficile, ma voglio mostrarvi che è possibile. E quindi adesso esporrerò a voi una mia vulnerabilità, una cosa di cui ho terrore, sinceramente, ad esporre, perché sono già stata attaccata più e più volte. Ma lo farò comunque, perché tenermi dentro questa cosa e nasconderla serve soltanto alle persone che vogliono farmi del male. La cosa che mi fa più paura in questo momento è il bullismo. Ho vissuto tutta la mia vita Ho vissuto tutta la mia vita partire dalla mia infanzia ad essere bullata in tutti i modi possibili e immaginabili, a partire dall'asilo in cui, essendo che mi trovavo in un paese straniero, durante la pausa, l'intervallo, i bambini più grandi mi prendevano e mi portavano in cortile, mi prendevano a pugni. Poi a scuola venivo presa in giro continuamente. Venivo chiamata in tutti i termini più degradanti possibili. Ho quella nel mirino di tutti. Se c'era qualcuno da deridere, ero io. Venivo presa in giro per le mie differenze. Venivo presa in giro perché stavo male, sinceramente, perché avevo una situazione in famiglia terribile. E spesso quando arrivavo a scuola ero senza vita. E subito le persone che volevano calpestarmi vedevano questo in me.
ed ero il loro mirino per prendermi in giro e per abbassarmi. Sono stata bullata nell'adolescenza, all'università, in tutti i contesti. E qualche anno fa il bullismo peggiore l'ho subito dalla famiglia, della persona che più amavo al mondo e che mi hanno cacciata di casa con la violenza. In un momento terribile e molto molto delicato nella mia vita. E anche di recente, quest'estate, sono stata bullata da delle persone a cui ho dato fiducia, persone che credevo amiche, e che si sono rivoltate contro di me, per motivi che francamente non ho ancora capito. Perché non credo che fossero delle cattive persone. La cosa che mi fa più paura è questa. È il bullismo. È quando la gente mi attacca, soprattutto in gruppo e soprattutto pubblicamente. La cosa che mi ferisce di più è questa. E lo metto fuori perché tenermi dentro questa cosa serve soltanto a dare un mirino in più alle persone che vogliono farmi del male. E non serve a nessuno nascondere queste cose. E non dobbiamo vergognarci di quello che sentiamo. Non dobbiamo vergognarci se una persona ci fa del male, se una persona ci maltratta, se una persona ci deride, se una persona mette il dito nelle nostre ferite, non dobbiamo vergognarci di questo. E secondo me la vergogna, semmai, farebbe un po' bene a queste persone per le loro azioni. E vorrei incoraggiare tutti voi a non tenervi più dentro il vostro dolore, a non nascondere le parti più vulnerabili di voi, perché più le tenete soppresse, più le tenete nascoste, più date potere a chi vuole utilizzare queste vostre paure, queste vostre vergogne per manovrarvi, per manipolarvi, per farvi del male. Ed è per questo che in primis ho deciso oggi di espormi con una mia grossa vulnerabilità, sperando che questo incoraggi, che dia coraggio anche voi, che dia forza anche a voi di non tenervi, di non rimanere nell'ombra, di non tenervi nascosti, perché siamo tutti umani, siamo tutte delle persone con delle emozioni, con dei sentimenti e sapete una cosa, questa è la cosa che ci rende così stupendi, così delle persone così meravigliose. Perché se non li avessimo, se fossimo tutti dei robot, pensate in che mondo orribile vivremmo. È grazie a queste emozioni che possiamo sentire il nostro dolore e quello degli altri per creare una vita più bella, più felice per tutti. E quindi non teniamole più dentro per noi. Tiriamo fuori le nostre emozioni e togliamo il potere da chi vuole opprimerci e da chi vuole farci del male. E quindi questo era il mio esempio, perché credo che nulla più di un esempio possa dare un insegnamento. Non credo che ci sia un insegnamento migliore dell'esempio. Le parole sono bravi tutti a dirle, è un'altra cosa,
mettere le cose in pratica. E quindi spero che in questo modo vi ho dato il coraggio di venire fuori col vostro dolore e soprattutto ricordatevi, non siete soli. Tutti noi abbiamo le nostre ferite, tutti noi abbiamo le nostre parti buie e non c'è nulla di cui vergognarci. Anzi, semmai dovrebbero essere le persone che ce le hanno. Che ce le hanno fatte opprimere, che dovrebbero vergognarsi almeno un po' e ritrovare la loro umanità. Con questo video è tutto, spero che vi sia stato utile e lasciatemi come sempre i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Intanto vi auguro una bellissima giornata. Ciao a tutti!